Ecco, allora già la mamma. Thank you to be here. E vorrei chiamare Giorgio Viaro, responsabile di Best Movie, qui con me. Salve, buonasera a tutti. Tu parli italiano perfetto, quindi non c'è bisogno di traduzione. Grazie per questa ottima esperienza, grazie per questo premio, è la mia prima volta a Venezia, per me ovviamente sarà indimenticabile. Allora io dovrei ringraziare tutte le donne che sono state nella mia vita, quelle altre che sono arrivate dopo, e innanzitutto devo dirlo certamente mia madre, le mie nonne, le mie zie, tutte le mie professoresse, tutte queste donne mi hanno dato la possibilità di studiare nel migliore dei modi e di crescere in maniera sana, equilibrata, soprattutto hanno fatto sì che niente mi mancasse nella vita e hanno desiderato proprio che io fossi forte. Quindi devo dire, senza di loro io sarei stata una nullità. Se dovessi fare un esempio al volo, per esempio, cioè, è stata mia madre stessa a sostenermi continuamente affinché, per esempio, studiassi l'inglese oppure frequentassi un liceo italiano a Istanbul per imparare l'italiano, però, insomma, nonostante ogni difficoltà finanziaria che ci abbiamo avuto nella vita, si è sempre saputa rimboccare le maniche. Ce l'ha fatta sempre, è stata fortissima. Viva le donne! Sì, sì. Viva le madri! Quindi, io, cioè, devo dire, fino ad oggi ho sempre interpretato i ruoli legati all'amore, sempre alla commedia romantica, facendo sognare tutte le mie fans. Oggi in tutto il mondo tante donne ricambiano con il loro amore, con le loro attenzioni, da quando sono qui in Italia, in questo magnifico paese, tantissime donne italiane di tutte le età continuano ancora a prendersi cura di me, quindi questa è una cosa pazzesca. Ovunque io vada, loro sono lì con me, non mi fanno mai sentire solo. Io di questa cosa cioè, sono grato, solamente grato, e ringrazio dal profondo del mio cuore. Grazie, Volevo per concludere, sì. No? Voglio ringraziare ovviamente Luca Bernabei, la Lux Vide, per aver creduto in me, per aver dato a me questa magnifica opportunità di vita, di lavoro. Prestissimo gireremo una serie in italiano, Viero come il mare, poi prossimamente Sandokan. Quindi grazie infinite. Per concludere, qualcuno potrà sempre dire che tutto questo sia no, invece no, non è così. Io invece la vorrei chiamare assolutamente Provvidenza, grazie. Voglio dedicare questo premio a mia madre e a tutte le donne, ovviamente. Grazie. Aspetta, accanto, prima fare la foto. Giorgio, vieni a fare la foto. Da solo. Guardami! Aspetta, diamo anche il regalo. Grazie Gian. Resta Giorgio perché dobbiamo...